Salve e bentornati. Allora, oggi vi faccio vedere una cosa molto semplice, però che può essere utile per chi è alle prime armi con i G-code, cioè sapere che cos'è che andiamo a creare quando creiamo un G-code. Allora, io adesso mi trovo all'interno di Carbide Create e ho creato un disegno semplicissimo, due rettangoli per i quali ho creato due percorsi di lavorazione con due frese diverse. Dopodiché ho esportato il G-code, che praticamente è questo, quindi questo è tutto il contenuto della lavorazione creata con Carbide Create. Adesso andiamo a vedere la lavorazione con il colibrì. Quindi io ho aperto il G-code creato all'interno di colibrì e adesso gli vado a dare la simulazione. Allora, come detto già altre volte, l'utilità di colibrì è che mi fa vedere il G-code sulla destra e man mano che lo esegue mi dà il flusso del programma e quindi mi fa vedere i singoli comandi che lui sta eseguendo. Ok? Ora, generalmente a noi non ci importa più di tanto sapere come viene scritto il programma stesso, però in alcuni casi potrebbe essere utile sapere a che cosa corrispondono tutta quella serie di numeri e lettere. Piccola premessa, il G-code è diciamo il linguaggio principale per la trasmissione di dati alle CNC. Si chiama G-code, però i comandi non sono scritti soltanto con la prima lettera che è la G, ma ce ne sono altri. Ce ne sono altre. Allora, ho scelto di fare questo esempio con questo programma, con questa lavorazione molto semplice, in modo tale da renderla un po' più comprensibile. Allora, cominciamo. Mi sono creato qui una piccola tabellina con la quale ho riassunto gli elementi principali. Adesso andiamo a vederli. Allora, il primo comando che lui inserisce è la percentuale. In pratica questa, facciamo così, mettiamola in questa maniera, così riusciamo a vedere tutte e due le cose. Ok, quindi l'inizio del programma, cioè il primo simbolo che noi troviamo è il simbolo di percentuale, che è quello che dice che dà l'avvio al trasferimento di segnale. Poi troviamo qui, vedete che ce le dà in verde, perché sono informazioni incluse tra parentesi, quindi in pratica è come se fossero dei commenti che non incidono all'interno del programma. Che significa questo? Che se io dovessi andare a prendere il mio file G-code, che è questo qui, e vado a cancellare tutto quello che è compreso tra le parentesi, non cambia niente ai fini dell'esecuzione del programma. Dopodiché passiamo al primo comando che è il G21. Il G21 praticamente è un comando modale che va a dire al software che le unità di misura per l'esecuzione del programma saranno i millimetri. Modale in quanto che questo rimane attivo su tutto il programma finché io non inserisco un altro comando che lo sostituisce. Dopodiché troviamo il G90 che gli va a dire al programma che lavoriamo praticamente con una programmazione assoluta, quindi con un riferimento rispetto allo zero. Andiamo avanti e vediamo che compare il primo G0. Ora, questo è uno dei questo insieme a quello che vedremo dopo è uno dei comandi che ritorna più spesso. Praticamente è la movimentazione libera e vediamo che qui lui sta dicendo alla macchina che
rimani su x0, y0, ma porta z a 5. E se noi andiamo a vedere nella lavorazione, eccolo qua. Vedete che il primo movimento è proprio esattamente questo, rimane fermo e alza la z, ok? Poi andiamo avanti e una volta che lui è andato sopra, cioè ha portato la presa a z5, c'è di nuovo una parte, diciamo, di commento che non ci interessa perché non influisce. Troviamo l'M6. L'M6, unitamente a quello che viene attaccato, quindi il T102, vedete che l'utilità di colibrì è poi che ci dà la colorazione diversa, quindi ce li distingue. M6T è il cambio fresa con la sigla della fresa. Ok? Quindi noi sappiamo che qui la macchina ci consentirà di cambiare la fresa. Dopodiché abbiamo il comando M3, che qui me lo sono, no, scusate, eccolo, il che accende il mandrino. Anche qui di nuovo c'è il comando M3 con la declinazione S per stabilire i giri al minuto. Quindi con la grafica di Colibri devo dire che è abbastanza tutto chiaro. Quindi quando troviamo questi comandi, quando trovate questi comandi, sappiate che questi hanno sempre questo significato qui. Per cui cambio la fresa, T102, so che questo è il codice della fresa, monto la fresa. Il programma poi con M3, laddove voi avete la macchina gestita, il mandrino gestito direttamente dalla macchina, va ad accendere il mandrino e imposta i giri al minuto. Dopodiché compare un nuovo G0. Perché? Perché da qui c'è ancora la movimentazione libera, per cui abbiamo lo G0 con lo spostamento in X e Y, con la Z sempre a 5, e poi compare il comando G1. Ora, il comando G1 è quello che dà l'avvio alla interpolazione lineare di taglio. Quindi sappiamo che con lo G0 la macchina va in movimentazione libera, con il G1 invece, scusate, inizia la lavorazione. Tant'è vero che all'interno di G1 troviamo l'ulteriore parametro F, che corrisponde alla velocità di avanzamento. Quindi lui applicherà una interpolazione lineare con la quale interpreta il disegno e imposta le lavorazioni di macchina da qui fino ad un certo punto per eseguire le operazioni di taglio. Poi chiaramente vedete qui inizia con G1 Z-1, qua invece passerà a G1 Z-2, vuol dire che praticamente da qui ha concluso un ciclo e qui inizia la passata successiva. Quando poi finisce il ciclo G1, ricomincia il ciclo G0, perché avrà, probabilmente saremo qui e andrà in passata libera per andare all'altra lavorazione. Per cui ricomincia con G0, scusate, Z5, si sposta finché non rinizia il nuovo ciclo di fresatura, che come al solito, cioè come abbiamo visto sopra, avrà la sua interpolazione lineare e l'impostazione di lavorazione, quindi la velocità di avanzamento. Dopodiché c'è la sequenza delle informazioni per la gestione dell'interpolazione lineare, quindi questa andrà avanti fin quando, in questo caso chiaramente avrà finito di effettuare la seconda lavorazione, che andrà a finire con l'ultimo passaggio, di nuovo G0 in movimentazione libera, per arrivare all'M5 che corrisponde all'arresto del mandrino e fino all'M30 che corrisponde alla fine del programma. Quindi qui praticamente si è conclusa la nostra lavorazione. Ora, questo chiaramente è una lavorazione estremamente semplice, però mi rendo conto che per chi si sta avvicinando a questo mondo,
aprire questi listati con tutta questa serie di numeri senza comprendere bene di che cosa stiamo parlando diventa un po' complicato. Quindi in pratica abbiamo visto dei parametri di tipo modale che servono ad impostare la lavorazione, alcuni comandi specifici e molto spesso ricorrenti come il cambio fresa, la differenziazione fra i passaggi in movimentazione libera con la sequenza poi delle coordinate, e i comandi relativi all'invio delle interpolazioni di taglio. Chiaramente non è che ci sono solo questi, ma come dicevo all'inizio, ho usato questo esempio piuttosto semplice per avere una idea chiara, insomma. Adesso se io lo riavvio, ripeto, la cosa utile del colibrì è che anche laddove io ho dei dubbi posso mandarlo in esecuzione, ecco, sapere che lui, per dire adesso qui, sta all'interno del ciclo di interpolazione G1, che è questo, sta eseguendo, diciamo, questa istruzione, e man mano che va avanti io posso, avere un riferimento chiaro sulla modalità di esecuzione del programma. Vedete, G0 Z5 mi sta andando in movimentazione libera su Z5. Mando ancora avanti, qui ero in G0, adesso mi inizia il ciclo G1 di elaborazione, cioè entra in lavorazione. Vedete che qui sta eseguendo il flusso di G1, ok? Però chiaramente se io guardo questo listato e non so a che cosa corrispondono le lettere, no, non è che riesco a capire bene. Per cui può succedere in alcuni casi che io ho la necessità per qualche motivo di andare a mettere le mani al G-code. Se ho le informazioni almeno basilari per poterlo fare, ecco, vedete ad esempio qui, io adesso sono nella movimentazione libera G0, ok? Al momento chiaramente è una cosa piuttosto semplice, però credo che possa essere utile a molti per cominciare a comprendere come funziona. Spero di esservi stato utile, finalmente sono riuscito a fare un video corto e poi magari se sarà di interesse questa cosa più in là potremo approfondirla. Per il momento mi fermo qui, vi saluto e vi rimando alla prossima.